Vedo le parole, tutti i cittadini hanno pari dignità, così, no? Se no, sono uguali, eccetera. Beh, ma non è ancora il mantra. Quindi io aspetterei 3 minuti e poi ci mettiamo in file ordinate davanti qua, d'accordo? Sì, tutti io farei una... No, è un mantra, ragazzi, perché ci vuole un po' di stile... Ah, io farei una lunga linea. No, io farei un quadrato, così. In fila una schiera. Con quelli davanti, quelli di dietro, poi ci cambiamo anche. E poi magari dopo 10 minuti lo leggiamo uno alla volta, cioè ognuno lo legge uno alla volta e gli altri stanno in silenzio, per dare un minimo più di dinamismo alla fase. Siete d'accordo? Qui nessuno comanda. Allora proviamo ad esempio a fare tre file da 7-8, vediamo come siamo. È così, come sono loro? Li mettiamo in fila. Ognuno uno davanti a un altro. Un po' manipolo. Sì, manipolo. Tipo manipolo. Mettiti qua, sì. Così, dai, mettiti. Facciamo. Ma ci stiamo in di più, no? Tanto le file. Proviamo a fare dietro avanti. Tanto le file. Va bene? Allora cominciamo? Vecchio leone. Cominciamo e poi ognuno quanti va. Vecchi leone. Via. Molto bene. Fai voce portata. Solo le prime tre righe. Fai voce portata tu così. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione, senza religione, opinioni politiche, di condizioni morali e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione. Sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali. I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Condizioni personali e sociali. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni. Davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Sì.
Devo dirmi che fai il pulmino per l'anno. Di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge. I cittadini hanno pari dignità sociale.